iniziare il video, come sempre, anche ti voglio ricordare che se vuoi avere la possibilità di vincere qualche oggetto all'interno su Fortnite, molto semplicemente non devi fare altro che andare ad iscrivervi attivando la campanellina delle notifiche per restare aggiornati sotto i video che escono all'interno del canale. Vai a lasciare un bel like per supportare il video e condividilo con tutti quanti i tuoi amici per avere più probabilità di ottenere qualche oggetto su Fortnite. E ovviamente puoi inserire il mio bellissimo codice che supporta un creatore L3Otech all'interno di Fortnite. Taggami su Instagram così io ti potrò andare a ricaricare e otterrai una sponsorizzazione gratuita. Detto questo, ragazzi, vi lascio al video. Ciao a tutti ragazzi, io sono L3Otech e bentornati in questo nuovissimo video del canale. In questo video, ragazzi, andremo insieme a vedere un sacco di nuove news riguardanti dei nuovi boss, ragazzi, tra cui ad esempio Sirenhead, Carnage, Venom e un sacco di nuove armi mitiche in arrivo all'interno di Fortnite con il nuovo aggiornamento di Halloween Fortnite Mares in arrivo su Fortnite. Ovviamente, ragazzi, prima di iniziare il video, in caso ancora non fossi iscritto, voglio invitare ovviamente ragazzi a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per restare aggiornati su tutti i video che sono all'interno del canale. La potete anche ovviamente davvero iscrivervi, lasciare un bel like per supportare il video e condividetelo con tutti quanti i vostri amici, così che ragazzi anche loro sapranno esattamente quando usciranno questi nuovissimi boss all'interno di Fortnite. Ma ovviamente ragazzi, prima di iniziare con il vero e proprio video, andiamo subito a ringraziare i nuovi abbonati. Quindi grazie mille Lori Lombard per esserti abbonato al canale con il secondo livello di abbonamento. Grazie mille ragazzi, se anche voi voleste abbonarvi trovate il vostro link per abbonarvi esattamente qua nel primo link in descrizione. Andiamo subito anche a ringraziare quelli che hanno usato il mio codice creatore per acquistare qualche oggetto su Fortnite e mi hanno mandato la foto su Instagram. I due fortunati ragazzi sono esattamente in primis Carmelo 6889. Grazie mille per aver acquistato il bellissimo piccone col pastrale con il mio codice creatore. Il secondo fortunato di oggi, ragazzi, è esattamente ciao non ti avevo visto. Grazie mille per aver inserito il mio codice creatore all'interno di Fortnite. Se anche voi ragazzi volete essere repostati come questi due ragazzi, ovviamente non dovete fare altro che mandarmi la foto di mentre usate il mio codice creatore all'interno di Instagram. Io vi reposterò e vi metterò qualsiasi motivo nel video del giorno dopo. Quindi grazie mille per quelli che mi hanno taggato mentre usava il mio codice creatore. E da questo, ragazzi, iniziamo subito con il video. Esatto, ragazzi, sono arrivate assolutamente dei nuovi boss all'interno di Fortnite. Infatti, ragazzi, con il nuovo aggiornamento dovremo in teoria vedere tantissimi boss che ora andremo subito a vedere all'interno di Fortnite. Tra cui, ragazzi, ovviamente il bellissimo boss Sirenhead e un sacco di nuove armi mitiche all'interno di Fortnite. Proprio perché, ragazzi, sempre come ben sapete, all'interno del trailer di questa season, ovvero quello originale, abbiamo trovato esattamente delle nuove file che appunto, ragazzi, esempio anche questo in un trailer nello sfondo facciamo vedere una specie di mostro. E ragazzi, questo mostro, indovinate, avete capito bene, è stato ovviamente ricollegato al mostro di Sirenhead che vedremo all'interno di fuori. Come vedete, ragazzi, questo qua è proprio il mostro che abbiamo trovato nei file di gioco che dovrebbe arrivare prossimamente all'interno di Forte. E insieme ovviamente, ragazzi, anche ai nuovi boss di Venom, Carnage o magari un boss di Hitman. Questo, ragazzi, è solo un concept, proprio perché tra poco anche l'anniversario di questa nuova serie, un sacco di nuove armi mitiche, in particolare ragazzi con il nuovo evento di Halloween. Infatti ragazzi, ogni anno Epic Games fa un evento dedicato ed esclusivamente ad Halloween. Questo evento, ragazzi, prende sempre il nome di Fortnite Mares e riesce tutte le volte a metà di ottobre circa. Quindi ragazzi, anche quest'anno, circa tra due settimane ormai, dovremo vedere questo nuovo aggiornamento all'interno di Fortnite che porterà un sacco di novità all'interno del gioco, a partire da questi nuovi boss all'interno di Fortnite. Ovviamente ragazzi, stiamo parlando dei boss di Sirenhead e dei prossimi boss. Infatti ragazzi, come ben sapete, anche Apex, quindi uno dei noti streamer americani, ci aveva informato un sacco di nuove news riguardanti questi nuovi boss, tra cui ragazzi il primo boss ovviamente quello di Sirenhead, ma anche un sacco di nuovi leaks riguardanti il boss di Carnage e Venom. E ovviamente ragazzi, anche un sacco di nuovi leaks su una nuova skin in arrivo. Stiamo parlando ragazzi esattamente della nuova skin di Spider-Man. Infatti in questi leaks questo streamer Apex ci va ad annunciare che una delle appunto cose che otterremo con questo nuovo aggiornamento è un boss che con il nome in codice è chiamato esattamente Custode. Anche Sirenhead è un custode e ragazzi, questo boss va a droppare fino a 50 oggetti ogni partita che possono essere rischiarati da tutte le persone che ci andranno a parlare. Quindi anche qua, in questi proprio per questa occasione, in teoria ragazzi dovrebbero arrivare questo boss di Sirenhead e anche altri boss qua all'interno dei Fortnite con il nuovo aggiornamento.
appunto. Ma non basta, ragazzi, perché dovrebbe uscire anche la nuova skin di Spider-Man. Però che, come ben sapete, ragazzi, anche oggi c'è una nuova skin all'interno di Fortnite. Sto parlando, ragazzi, della bellissima skin del Cubo Kevin, che finalmente l'abbiamo vista all'interno del gioco ed è uscita ed è stata acquistabile per tutti i giocatori. Ovviamente al nostro famoso elenco mancano ancora 3 skin che ancora non sono uscite, ma che molto prossimamente arriveranno. Ma queste, ragazzi, sono tutte le news che sappiamo riguardanti ad Halloween. E questo, andiamoci subito a spostare, a parlare in maniera un pochino più approfondita su Siren Head, sui cubi Kevin, ma in particolare sulla posizione di questo nuovo boss e sulla nuova arma mitica. Infatti, ragazzi, questo nuovo boss molto probabilmente andrà a trovarsi esattamente a Pantano Palpitante. Mi state chiedendo perché Pantano Palpitante? Ragazzi, molto ma molto semplicemente proprio perché a Pantano Palpitante è esattamente verso dove si stanno dirigendo tutti i cubi. Infatti anche nei file di gioco abbiamo trovato, ragazzi, una nuova città. Stiamo parlando esattamente di questo poi, come vedete, con tutti i cubi Kevin all'interno di Fortnite. Infatti, ragazzi, questa è una città che verrà implementata molto probabilmente al posto di Pantano Palpitante. Forse perché, come vi starete anche accorgendo, Pantano Palpitante si sta sempre più rompendo fino a diventare completamente un buco, in cui molto probabilmente andremo a vedere questa nuova città all'interno del gioco, in cui appunto dove mettere un boss a tema Halloween, proprio perché Siren Head è un tema pauroso, quindi proprio come Halloween, quindi quale occasione migliore per metterlo se non ad Halloween. Appunto dovremo vederlo esclusivamente in questo periodo e molto probabilmente si troverà in questa zona. Ancora non sappiamo di quale arma mitica si tratti, ma c'è caso magari potrebbe essere una specie di attrezzo per richiamare, oppure un attrezzo inquietante, la fatto che stiamo anche parlando di Halloween. Quindi comunque, ragazzi, tutte queste cose andremo a vederle davvero tra pochissimo tempo, quando uscirà il nuovo aggiornamento. Queste cose sono ancora cose che, per sapere al 100%, dovremo avere aggiornato. Nel frattempo, ragazzi, quanto è toxic questo player da 1 a 10? Cavolo! Commentate il video con hashtag toxic. Quindi, ragazzi, grazie mille se siete arrivati fino a questo punto del video. Queste sono tutte le cose che sappiamo, ovviamente riguardanti il nuovissimo boss che arriverà all'interno di Fortnite. Ovviamente con questo aggiornamento stiamo anche aspettando la skin di Spider-Man, che, ragazzi, dovrebbe uscire ufficialmente all'interno di Fortnite il 17 dicembre. Proprio perché il 17 dicembre esce il nuovissimo film Spider-Man No Way Home in tutti i cinema. E qual è l'occasione migliore? Bene, ragazzi, molto probabilmente la vedremo, uscire all'interno del gioco il 17 dicembre. E alcuni leaks vanno ad affermare che puntualmente si potrà essere riscattati in maniera gratuita da alcuni giocatori che, ragazzi, possiedono o una PlayStation 5 o una PlayStation 4, proprio come con il bundle di Rubino. Ma questa cosa ancora, ragazzi, non la sappiamo, e anche qua dobbiamo solo attendere per vedere se col tempo andrà a confermare oppure no. E questo, ragazzi, grazie mille, spero che il video vi sia stato utile per capire tutte queste cose. Quindi mi raccomando, in caso ancora non foste iscritti, vi voglio invitare ad iscrivervi al canale, ovviamente attivando la campanella delle notifiche per essere aggiornati su tutti i video che escono ogni giorno all'interno del canale. Naturalmente lasciare un bel like per supportare il video e condividetelo con tutti quanti i vostri amici, così che anche loro sapranno, ragazzi, quando usciranno questi boss e in particolare come sbloccare la skin di Spider-Man e quando uscirà all'interno di Fortnite. Questo è, ragazzi, grazie mille per la visione, ci vediamo con i prossimi video.